Hi people of YouTube, welcome back to a new episode of Prototype. A parte gli scherzi, benvenuti in questa nuova puntata. Ci siamo lasciati la scorsa puntata con l'inizio della serie e con il nostro Alex Mercer, che, beh, devo dire, non si è trovato nelle migliori delle situazioni. Il gioco sicuramente è bello proprio come me lo ricordavo. Anche se vuoi che forse la versione PS4 Pro, forse proprio la remastered per nuova generazione, ma è tutto molto più saturo di colori. Mi sembra che il cielo sia tantissimo azzurro. Io forse sarà passato appunto il tempo, ma non me lo ricordavo esattamente così. Allora, per ora non possiamo planare, possiamo solo saltare e non fare neanche gli scatti. Quindi la cosa migliore è passare da palazzo a palazzo, evitando le grandi distanze. Ok, noi possiamo andare in acqua, ma lui ne salta fuori immediatamente. Questo è un dettaglio comunque decente a modo suo. Ed eccoci arrivati al nostro appartamento, quindi andiamo un attimo più veloci, tanto a nessuno frega niente finché siamo dei normalissimi umani. Finché non facciamo casino nessuno dirà nulla. Via dal mio palazzo. Obiettivo è andato a cagare. Target is in the building. Ovviamente ci stavano aspettando, Ma guarda un po', eravamo anche dei geni. Università di New York e avevamo una fidanzata. Che probabilmente lavora lì. Target is hot. Light it up. Sì, va bene. Bravi, l'avete fatto arrabbiare. He's the one. Bene, bene, bene. Qualche bersaglio da mangiucchiare oggi, Peccato che quel carro armato va un po' troppo veloce, Ok, anche elicotteri da tirare giù. Allora, fermi tutti. Ok, non me ne frega niente, scusami un attimo. Dammi un secondo. Quanto va veloce? Allora. Sopra, sopra. Gioco. Non me ne frega niente, voglio bersagliare i cazzo di elicotteri. Una porca di quella mi... Dov'è? Ah. Datemi tutta la vostra energia. Dov'è? Sicuro l'ho mancato. Ecco fatto. No, dammi... Ecco fatto, bello lui. Aspetta. Ok, completato. Ora mangiucchiamo un po' di cadaveri. Vediamo, ci arrivo. Ah, posso... No, questo non me lo ricordavo. Via sta macchina. Per ora mi sa che devo solo seguirlo, Non mi ricordo. Ma no, forse devo distruggerlo. Aspetta, non mi ricordo. Dammi... Ma porca di quella miseria. Io ho provato a lanciargliela. Ah no, dovevo solo arrivare qua, perfetto. Gotta get him out of there. Oh.
Sì, deve essere una buona idea usare un lanciamissili. Allora. Aia. Allora, calmi tutti. Sali. Aia. Allora, sto per morire. Dov'è il bersaglio? Benissimo. Siamo morti. Allora, ricalibriamo un attimo la cosa. No, troppo veloce, Alex. Mangialo. Ok. No, prendilo. Ok. Preso. Ecco fatto. Cazzia. Bello lui. E ora ce lo mangiamo. Il capitano Mac qualcosa. Il primo nodo. Discussion high level. You need to know what we're dealing with on the ground. Its effect is variable. When it does manifest, it makes the Idaho strain look like the common cold. I don't need to remind you gentlemen how close we came to the point of no return in Idaho. Mercer's body is a bomb. Filled with this weaponized pathogen waiting to go off. And now it's loose in the city. Bring it in, no matter what it takes. I'd say dead or alive, but I'm not sure those classifications fit Alex Mercer any longer. Nah. Bene, ci stanno cercando, insomma. Mi fa piacere. La trama degli intrighi è la tua interfaccia per sbloccare, esplorare e ottenere ricordi. Consuma i bersagli della trama degli intrighi per sbloccare collegamenti e nuovi bersagli da individuare e consumare. Ok? Ogni nodo è connesso ad altri mediante catene, ciò rappresenta una relazione tra i bersagli della trama. Usa L per spostarti da nodo a nodo. Lo sto facendo. Ok. Quando il ricordo viene riprodotto, premi X per saltare il filmato e tornare all'interfaccia della trama degli intrighi. Va bene. Fucking goose-stepping motherfuckers! Kiss your mother with that mouth. Da. Roger, 2215 Christopher Street, apartment 15A, got it. Saddle up, you got a CP, move it. Ok, hanno preso qualcuno, forse era la nostra ragazza. Questo nodo è anteprima, trova la persona che consuma per sbloccare il ricordo e gli altri nodi. Ok, missione completata, giusto? Semina o niente nemici. Beh, seminare mi sembra stupido visto che... visto che siamo armati. Presi tutti. Dammi un fucile. Anzi, dov'era il fucile? Eccolo, l'ho visto adesso. Ottimo. Qualcun altro ancora in vita? Non lo so. Ora non più. C'è solo l'elicottero ormai. Siamo l'unico sopravvissuto. Missione completata. Sblocco eventi 2, spese militare 110 milioni, caduta militare 52, caduti civili 2. Beh, non male, dai. Revenge was the only clear thought in my head. The only one I could call mine. Quello sicuramente. I knew Gentech was the key. It made sense. I'd worked there. I'd had Dana investigating its operations. And then there was Blackwatch. Whatever had changed me, erased my past. Must have started there. I thought if I could find out who was running Gentech before Blackwatch erased them too, I could find my past. What did you think that would gain you? 18 giorni dall'infezione. I wanted to find out what happened to me. The reason. Someone to blame, someone I could punish. Tell you the truth, I never thought I'd find her. I wish the hell I never had. Quando mai l'ho fatto? Giorno terzo dell'infezione. Infezione confermata sull'isola di Manhattan. Beh, che dire.
Allora, però finalmente possiamo ottenere le migliorie. Vediamo, movimento, plan... Ah, quelli sono eventi, ok. Allora, vediamo le migliorie invece. Abbiamo il potere dello scudo. Lo scudo assorbe i danni dell'impatto preservando la tua salute finché non viene neutralizzato. Una volta spezzato lo scudo deve rigenerarsi per poter assorbire altri danni. 10.000 punti esperienza, ok. Movimento, scatto aereo. Ci serve una chiave. La massa critica ci serve la chiave. Il calcio volante, la presa in corsa ci serve la chiave. Potere del camuffamento già ce l'abbiamo. Ok, prendiamo lo scudo. Visto che ce l'abbiamo, facciamolo. Re-evoluzione. Gli intrighi invece sono la trama di prima. Gli eventi sono appunto le missioni secondarie. Potere di difesa. Hai acquisito... No, porca miseria. Il primo potere di difesa. Tieni premuto L1 per aprire il cerchio dei poteri e selezionare R. Attiva e disattiva il potere di difesa selezionando su, giù, destra. A meno che non sia il giù, giusto? Il potere di difesa migliora le tue capacità di sopravvivenza fornendoti una maggiore resistenza ai danni. Chi l'avrebbe mai detto? Potere dello scudo, è un potere difensivo che assorbe i danni. Sì, questo l'ho già visto prima. Hai ottenuto punti evoluzione. Punti evoluzione sconfiggendo i nemici, distruggendo, seminando le squadre d'attacco e completando le missioni. Grazie, l'avevo capito che i punti mi servivano per prendere le evoluzioni. Sei in modalità libera. Per ottenere una missione dirigiti in posizione indicata sulla minimappa. Ma va, chi l'avrebbe mai detto? Va bene, abbiamo ottenuto già un pezzo per la nostra futura vendetta. Quindi signori, vi ringrazio tutti per avermi seguito, come non so se avete seguito, se volete dirmi qualcosa sempre qua sotto, noi ci vediamo al prossimo episodio, ciao a tutti!